Queste tre che sono diverse. Ok. Perfetto. Oro. Allora, queste erano un euro all'una, quindi fa 3, 5, 1,50 euro, quindi fa sempre 3. 50 centesimi queste, siamo a 2 e 8 e 1,1 euro, e qua siamo 10. Ok, intanto qua abbiamo 10 euro. Allora, signora, le serviva qualcos'altro? Va bene? Perfetto, allora intanto queste le metto in una scatoletta, così se le porta via meglio. Ok, allora, cercava delle crocchette, mi ha detto? Sì? Ok, le gliele vado a prendere subito, signora. Mi aspetti qua che gliele vado a prendere. Ecco qua, signora. Allora, io le posso consegnare questa. Questa qua che sono di pollo. E va avanti circa un mesetto d'estate, un mesetto e mezzo, perché d'estate i gatti si sa che mangiano di meno. Allora le do questo, signora, perfetto. Anche questo viene 10 euro. Bene, io glielo metto qua. Allora, lei cercava cercava delle spazzole per il pelo, per togliere il pelo. Allora, signora, io le faccio vedere. Questa qua è quella più intensiva, diciamo, che ho. È la più intensiva di spazzola, che è molto, molto... dopo le faccio vedere, vado a prendere il micio che ho di là, che sì, io mi porto sempre via il micio, e le faccio vedere come funziona. Poi abbiamo la spazzola soft, che è questa qua. Questa qua, signora, le dico... è molto molto più soft, toglie sempre il pelo ma in maniera meno drastica, però dà una sensazione di piacere al micio. Poi abbiamo i morbidosi, che sono questi. I morbidosi, signora, lei non fa altro che accarezzare il suo gatto con tutti e due, così, in questa maniera, e quindi accarezzandolo le crea una sensazione di relax. Ma questo lo può fare dopo la intensiva, perché questa gliela consiglio, che va a togliere i peli in maniera intensiva. Dopo, se vuole i morbidosi o la soft, gliele posso dare. Il prezzo, signora, allora, questa qua mi viene 7 euro, ok?
questa qua 5 e i due morbidosi 2,5 euro a testa, quindi fa 5 anche questi. Allora, io le vado a prendere adesso il diretto interessato, così le faccio vedere come si usano. Ok, vado a prendere il micio e torno. Ok, mi aspetti qua. Eccoci qua, ragazzi. Allora, qui abbiamo il nostro micio. Adesso le faccio vedere. Allora, praticamente lei, quando accarezza il suo gattino, le faccio vedere. Ecco qua. Va ad aspirare tutti i peli e il suo gatto si rilassa perché è molto rilassante. Vede? Ecco, è super, super, super rilassante. E quindi il micio si rilassa. È vero, tesoro? Allora, e va a togliere un sacco di pelo perché se io le faccio vedere. Il pelo che toglie è questo qua, che poi lo andremo a rotolare, cioè di pelo ne toglie, ragazzi. Allora, io le faccio vedere. Ok, allora, perché questo? Allora, d'estate i gatti perdono molto pelo e quindi vanno spazzolati regolarmente. Ecco, in questa maniera qua. Ok, allora. Ecco, questa è la spazzola intensiva. Come può vedere, il micio si rilassa. Ok, allora, e il pelo, guardate, il pelo è tantissimo. Ok, ecco, il pelo è veramente tanto, 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 tanto. Però adesso io le faccio vedere la super soft. Mettiamo qua il pelo perché sennò. Le faccio vedere la super soft, questa qua, però al micio gli piace molto questa perché a differenza della super soft, che anche questa non è male, però diciamo che è più per il musetto questa, no? Per farlo rilassare così, ecco, dopo la spazzolatura intensiva, noi glielo strofiniamo sul musetto così, ok? In questa maniera qua e quindi questa va a rimuovere il pelo in eccesso, ecco come puoi vedere signora. Però se io le faccio vedere il micio come si rilassa a strofinargliela nel musetto, vede? Ecco qua. Poi abbiamo i morbidosi. Allora, cosa sono questi? Sempre uno strofinio nel musetto. E con due mani, quindi è ancora più intensiva, molto più rilassante questa signora, perché vede come tira la schiena. Ecco, le faccio vedere come si rilassa. Hop. E questo va a rimuovere di più pelo della soft. Diciamo che la soft non la sente molto, però vedo che si va a spazzolare tanto con questa, perché questo va proprio a rimuovere in profondità il pelo. E questi invece sono più per rilassamento finale. Vedi, lei le quasi così, ok? E questo è il suo rilassamento che ora le faccio vedere. Ecco qua. Bellissimo. Vede come si rilassa. È super rilassoso. Ecco qua. Ecco, no, è veramente si rilassa molto con queste qua, signora, va sul sicuro perché se può, come può vedere, ecco qua, si rilassa moltissimo e il pelo che viene tolto è tanto, vede? Ok, allora, quale gli do, signora? Qual è che aveva scelto? Perfetto, io vado avanti un po' a spazzolarlo perché
gli piace tantissimo, si diverte tanto e quindi si diverte moltissimo ad essere spazzolato. Allora, aspetta che vado a togliere il pelo, gli do un'altra, gli do quelle nuove perché queste sono usate, le prendo quelle nuove. Allora, il pelo ne toglie abbastanza anche con queste qua, eh. E allora gli do questa, perfetto, la spazzola intensiva, sono 7 euro, perfetto. Allora, tra questa e i morbidoni, scegli i morbidoni, perfetto. Sì, perché guardi, io le faccio vedere, cioè, i morbidoni crea un rilassamento che è qua. Pressoché totale, cioè si rilassa proprio totalmente. Eccolo qua, vede? Ok, si rilassa, ha un rilassamento totale e poi il pelo non gli dico quanto ne viene via, ne viene via moltissimo. Ok, perfetto. Allora, le do queste, sì. Allora, poi per togliere il pelo da qua, lei basta che le gratta in questa maniera qua e il pelo si toglie. Perfetto. Allora, gli do queste che sono 5 euro di 2, più questa 7. Allora, lei cercava un trasportino. Perfetto, le faccio vedere i modelli che ho. Io ho due modelli molto molto semplici. Allora, c'è questo qua che è il classico trasportino. Le faccio vedere il micio, praticamente il micio va dentro e le faccio vedere si accomoda dentro e non succede niente, cioè è tranquillo, come può vedere è molto molto spazioso, vede? È perfetto. Però questo è uno, le faccio vedere il gatto come va dentro molto molto tranquillamente, va dentro ed è a suo agio perché le può mettere una copertina, le può mettere qualsiasi cosa e dopo lei chiude, capito? E lui è praticamente dentro tranquillo così. Ok, dopo aprirle c'ha questi due bottoni che vanno su e giù per aprirlo, ok? E questo è uno. Ma se vuole una cosa ancora più, diciamo, come si suol dire, una cosa ancora più all'avanguardia, noi abbiamo questo qua che praticamente è uno zaino portagatti che ha questa cupola qua. Allora, io le faccio vedere il nostro amico come fa ad andare dentro. Allora, semplicemente lui va dentro per questo buco qua. Ok? Allora, prego Zeus. Allora, vai. Vai tesoro. Allora, semplicemente lui va dentro questo buco. Ok? Sì, adesso non vuole andarci, però. Dai, amore, fai vedere. Fai vedere alla signora come fai andare dentro qua. Dai. Dai. Oppure, signora, abbiamo anche un'altra alternativa che possiamo farlo entrare anche da qui. Allora, vai Zeus, prego. Entra. Entra. Dai. Allora. Perfetto. Allora, oppure se lui non ci vuole proprio andare, abbiamo anche un'altra alternativa che praticamente è questa qua, che lo mette dentro, per dentro, oh, e poi chiude il tutto. Aspetta, Zeus. Allora, le faccio vedere. Vieni. Allora, ecco qua. Le faccio vedere. Allora, signora, bravissimo Zeus. Allora, le faccio vedere. È uno zaino che praticamente lui mette dentro il suo micio, così, e se lo può portare a spasso. Vede, è proprio fatto apposta per
per i medici che ce l'ha sempre con lei. E dopo per farlo uscire, sa questa tasca esteriore che lui può fuoriuscire. È vero, amore? Eccolo qua. Che lo fai uscire gentilmente dalla tasca. Comunque questo zaino è molto molto all'avanguardia. Sì, all'inizio non è abituato, ma poi si abitua. Sì. E dopo va dentro. È importante abituarlo fin da piccoli, e magari mettendogli una crocchettina dentro, qualcosa. Comunque, ecco qua. Lo fai andare dentro pian pianino e dopo lui va tranquillamente. Ecco, sì, è perché è un po' emozionato adesso, però di solito ci va. Bene, Zeus, tu ci sei servito abbastanza. Adesso puoi andare. Allora, signor, le dico i prezzi. Ok, i prezzi del trasportino. Allora, questo qua, signora, è il classico. Mi viene 20 euro, ok? 20 euro, questo qua classico. Oppure abbiamo l'ultima generazione che io le faccio vedere anche come va indossato. Praticamente si indossa così, come uno zaino normale. E lei se ne va in giro col suo micione. È molto bello perché ha il suo sistema di areazione con i buchi qua. Qua, qua e qua, e qua c'è la sua uscita che può accarezzarlo fin quando vuole, e oppure lo può sempre mettere dentro da qua se magari il micio non è in condizioni o non vuole entrare perché va a giornate. Per esempio, anche il mio ieri entrava molto facilmente, oggi era un po' titubante. Però dipende anche dalla giornata del micio, se lo può portare a fare la spesa in giro dove vuole. Ah sì, voleva sapere il prezzo di questo. Questo qua, signora, viene 40 euro, sì, perché è la nostra ultima generazione, però le dico che si troverà benissimo, sicuramente. Questo qua è di plastica dura e si troverà sicuramente benissimo. Ok. Così se lo può accarezzare, se lo può mettere anche qua e coccolare finché vuole. Allora, le do questo, perfetto, perfetto. Allora, ricapitoliamo. Allora, le vado a fare il conto della spazzola. Scusi. Allora, ho sbagliato qualcosa. Eccole qua. Ecco qua, perfetto. Queste qua, un'altra. Ok, facciamo per due. Ok, poi abbiamo questo qua, quindi abbiamo detto 7 più 5, poi abbiamo 20 delle crocchette, le bustine, quindi abbiamo 7 più 5, allora 5, quindi fa 12, 12, ok, 12, 32 più 40 sono 72 euro, signora. Ok, allora, signora, le metto tutto qua. Allora, paga con la carta o col bancomat, signora? Con la carta, perfetto. Allora, appoggi pure qua. Ok, prego, colpi, tasto verde. Perfetto. Una buona giornata e a presto, signora.
E mi faccia sapere se anche il suo gatto ammira il nuovo trasportino di nuova generazione. Grazie signora. Arrivederci, arrivederci.